questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa elegantissima giacca con scolla V e sciarpa abbinata che io ho deciso di chiamare fiori d'ametista. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato il bellissimo filato dell'Alpachino. Guardate quanto luccica anche nella lavorazione. È spettacolare, lo adoro tantissimo e non vedevo l'ora di lavorarlo anche all'uncinetto. Ho lavorato con l'uncinetto numero 7 e vi posso assicurare che si lavora molto bene e anzi, andando a lavorare con il 7, quindi con un centro molto largo, se si sbaglia e si va a scucire, vi posso assicurare che si scuce abbastanza facilmente, quindi non c'è bisogno di andare a litigare con il filato perché sappiamo che quelli un po' pelosi sono un po' più difficili da andare a sfilare. E invece, lavorando con l'uncinetto numero 7, io non ho trovato questo problema quando sono andata a scucire perché non mi piaceva come stava venendo, quindi ho dovuto fare dei ritocchi. Comunque, dicevamo, io ho scelto questo colore viola che mi sembrava perfetto per queste giornate grigie perché è luminoso, spicca ed è per questo che ho scelto questo colore. Per quanto riguarda il quantitativo, questa è una taglia S, ma come potete vedere mi va largo, ho fatto anche le maniche larghe e io ho utilizzato solamente 200 grammi dell'alpachino per realizzare la giacca e 50 grammi un pochetto perché dell'ultimo gomitolo da 50 grammi per realizzare la giacchetta mi era rimasto un po' e quindi ho deciso di sfruttarlo e crearlo insieme a un altro gomitolo questa sciarpa ad abbinacci con lo stesso motivo. Quindi taglia S, dicevamo, alla fine per tutto ci vogliono 250 grammi. Per una taglia M vi occorrono 300 grammi, per una taglia L 350 grammi, contando anche poter fare comunque la sciarpa abbinata. Se non volete fare la sciarpa abbinata, potete andare a togliergli un gomitolo per la taglia L, mentre per la taglia M restate sui 300-350 grammi. Come vi ho detto, ho lavorato con l'uncinetto numero 7 e in descrizione, come sempre, vi lascio il link al mio sito Filati Elsa, dove trovate questo filato anche negli altri colori che già vi ho fatto vedere nel video della settimana scorsa, dove vi mostravo questo filato, ma voglio farveli rivedere alcuni. Questi qua, quindi se volete qualcosa di più elegante potete optare per questo grigio scuro, se volete qualcosa di lucente ma comunque un po' meno ingombrante, come possiamo dire, vi consiglio questo grigio, altrimenti c'è quest'altro bellissimo arancione che io in realtà è un ruggine ma che io adoro tantissimo, è un bellissimo colore anche questo e infatti ero un po' indecisa fra questo e il viola ma poi ho optato per il colore viola. Detto ciò, per quanto riguarda la lavorazione, ho optato per questa lavorazione leggermente forata, quindi ci sono questi grandi fiori, ma come potete vedere alternati a giri di maglie alte e sono in totale da fare 6 giri che vanno sempre ripetuti. Quando lavoriamo, la lavorazione si parte dal basso, mentre, e quindi si lavora in giri di andata e ritorno e si va poi a fare le diminuzioni per creare appunto questo scollo a V, mentre le maniche si lavora sempre lo stesso punto, infatti ve lo faccio vedere, ci sono i fiori anche qui, ma si lavora in tondo. E alla fine ho fatto questi polsini non troppo stretti in modo tale che la lavorazione comunque non si vada ad impigliare con i bracciali che porto. E una volta fatto ciò sono andata a fare appunto questa sciarpa realizzando sempre lo stesso motivo, però naturalmente più stretto perché è una sciarpa, ma voi potete farla anche più larga. Io ho preferito farla stretta ma lunga in modo da poterla avvolgere intorno al collo e fare questa sorta di cravattina, se così vogliamo dire, sul davanti che trovo molto sfiziosa. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare oppure mi potete taggare su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro cardigan io ho deciso di utilizzare il filato alpachino della Mistrico Filati, che è questo gomitolone molto morbido con all'interno anche questo filo laminato molto molto bello. Allora, io lavorerò con l'uncinetto del numero 7, ho montato per il mio campione un totale di 23 catenelle, mentre vi dico già che io per quanto riguarda la mia creazione monterò 79 catenelle. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 8, a cui poi vanno aggiunte 7 catenelle, quindi mi raccomando, quando dovete andare a fare le catenelle per arrivare alla misurazione che vi serve, che dovrebbe essere intorno ai fianchi o al seno, a seconda di cosa avete più grande, dovete calcolare e mettere un multiplo di 8 più 7 catenelle. Secondo me, rispetto a me, una taglia M deve andare a mettere 3 motivi in più. Per una taglia L, invece, vi raccomando di mettere almeno 6 e se non anche 8 motivi in più. Tenete presente che naturalmente lavoreremo con un uncinetto bello grande, per questo stiamo andando a mettere poche catenelle rispetto al solito.
solito. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Prendo il filo, salto la prima catenella delle 23, vado in quella successiva e vado a realizzare una maglia alta. Ho un totale così di 2 maglie alte, devo arrivare ad averne 7, quindi 2 già le ho fatte, vado nella catenella successiva, terza maglia alta. Catenella successiva, quarta maglia alta. Catenella successiva, quinta maglia alta. Catenella successiva, sesta maglia alta. Catenella successiva, settima maglia alta. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, salto una catenella di base e ricomincio da capo, andando a realizzare le mie 7 maglie alte, quindi 1, vado nella catenella successiva 2, vado nella catenella successiva 3, vado nella catenella successiva 4, catenella successiva 5, catenella successiva 6, catenella successiva 7, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto una catenella e ricomincio da capo. Quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il primo giro e andiamo a terminare il primo giro andando a fare le ultime 7 maglie alte. Quindi vado nella catenella, salto una catenella, vado in quella successiva e realizzo la mia prima maglia alta. Seconda maglia alta, terza maglia alta, quarta maglia alta, quinta maglia alta, sesta maglia alta, settima maglia alta. Ho terminato così il mio primo giro, mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio secondo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendiamo il filo e andiamo a fare altre 4 maglie alte, una sopra ogni maglia alta successiva, per un totale quindi di 5 maglie alte. Quindi una, vado alla maglia alta successiva, 2, maglia alta successiva 3, maglia alta successiva 4, maglia alta successiva 5, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 3 catenelle, quindi salto le 2 maglie alte, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto le prime 2 maglie alte e vado a fare 3 maglie alte, una sopra la terza, una sopra la quarta e una sopra la quinta, quindi 1, maglia alta successiva 2, maglia alta successiva 3, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho l'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo saltando 2 maglie alte. Quindi quello che andremo a ripetere per tutto il secondo giro è questo: maglia 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle, si saltano le 2 prime maglie alte, si fanno 3 maglie alte, si saltano le 2 maglie alte finali, si rifanno le 3 catenelle e la maglia bassa. Quindi procederete sempre ad avere 3 maglie alte nel secondo giro. Andiamo a terminare il secondo giro, salto le prime 2 maglie alte, vado nella successiva, la realizzo la prima delle mie 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, ops, scusatemi, 4, e entro nella terza catenella e vado a fare la mia ultima maglia alta. Ho terminato così anche il secondo giro. Terzo giro, mi giro con la lavorazione e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta.
una maglia alta sulle successive maglie alte, quindi una, due, tre e 4, per un totale quindi di 5 maglie alte, e vado a fare 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, una, scusate, 3 catenelle e 2. Catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e vado a fare 2 maglie alte, una e 2. E adesso procediamo, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, 2, 3, 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 3 catenelle, 1, 2, catenella di separazione, 2 maglie alte nell'archetto successivo, 1 e 2. Quindi questo è quello che faremo per tutto il giro, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, 3 maglie alte, una sopra ogni maglia alta del giro precedente, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, di 3 catenelle, una catenella di separazione e si ricomincia. Bisogna fare questo per tutto il terzo giro e andremo a terminare il terzo giro facendo una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due, tre, 4 e 5, e la quinta la facciamo entrando nella terza catenella. Abbiamo così terminato anche il nostro terzo giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il quarto giro. Scusate, mi tiro un po' di filo, eccomi, e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, e andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due, 3, 4, 5 e 6. Una maglia alta, due, abbiamo l'archetto di una catenella, quindi le maglie alte in totale erano 7 contando anche la terza, le 3 catenelle, e si ricomincia da capo, quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta, una, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Una maglia alta nell'archetto di una catenella e si ricomincia, una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi questo è quello che faremo per tutto il quarto giro e naturalmente andiamo a terminare facendo una maglia alta sopra ogni maglia alta. 2, 4, 5, 6 e 7. Ecco, quindi abbiamo terminato anche il quarto giro. Il quinto e il sesto giro sono molto semplici perché dobbiamo fare un giro di maglie alte sopra ogni maglia alta. Quindi io adesso inizio il quinto giro, vado a fare le mie 3 catenelle e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. E farò la stessa cosa anche nel sesto giro. Terminati questi due giri si ricomincerà da capo e naturalmente vi farò vedere come. Ricordatevi solo, quinto e sesto giro si va a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Allora ho terminato i giri, sono in totale, come abbiamo detto, 6, quindi adesso si ricomincia da capo. Vi faccio vedere un attimo come fare, visto che abbiamo una base diversa rispetto a prima, e andiamo a fare in questa maniera. Quindi andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e andiamo a fare un totale di 7 maglie alte. Una abbiamo già fatta, quindi andiamo a fare la seconda, poi la terza, quarta, quinta, sesta e settima. 3 catenelle, una,
Ops. Una, due, tre, saltiamo una maglia alta, andiamo in quella successiva e ricominciamo a fare le nostre 7 maglie alte. Quindi ripetiamo, i giri in totale da fare sono 6. Ricordatevi che il quinto e il sesto sono semplici giri di maglie alte. Io vi dirò alla fine quante volte sono andata a ripetere il motivo fino ad arrivare all'altezza degli scalfi e poi andremo a dividere la parte dietro dalla parte avanti. Allora, ho terminato di lavorare la parte inferiore del cardigan e ho ripetuto il mio motivo per 4 volte. Quindi, per 4 volte. 1, 2, 3 e 4. A questo punto possiamo andare a mettere i marcatori. Per poter mettere i marcatori, io sono andata a contare in orizzontale quanti fiori ne ho e ne ho un totale di 9. Quindi, che ho fatto? Ne ho messi 5 dietro e 2 davanti. Mi raccomando, per una taglia M mettete almeno un fiore in più per lato sul davanti, per una taglia L 2 fiori in più per davanti rispetto a me. Il resto va tutto dietro. Per quanto riguarda il mettere i marcatori, allora dovete andare a contare in questa maniera. Noi abbiamo 2 fiori qui e il terzo qui dietro. Ne vado dove ho le 3 maglie alte che mi dividono i 2 fiori davanti e il mio fiore dietro, quindi nel caso delle M qui avrete 3 fiori, nel caso delle L ne avete 4. Andate quindi dal gruppo di 3 maglie alte che vi separano l'ultimo fiore dal davanti dal primo fiore dietro, salite e in corrispondenza mettete il marcatore. Stessa cosa da quest'altra parte, io ho i 2 fiori, qui ho il terzo, qui ho i 3 gruppi, il gruppo di 3 maglie alte e in corrispondenza sono andata a mettere la maglia alta. A questo punto possiamo andare con la lavorazione e io farò delle diminuzioni in modo tale da avere un collo a V, non tantissime, quindi vi farò vedere che diminuzioni andremo a fare e quindi andiamo a fare. Andremo a fare 2 catenelle, 1 e 2, che equivalgono alla nostra prima maglia alta non chiusa. Andiamo nella maglia alta successiva e andiamo a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudiamo le 2 maglie alte. Adesso dobbiamo andare a fare altre 5 maglie alte, perché in totale noi dovremmo averne 7, 2 le abbiamo già fatte ma le abbiamo unite, quindi dobbiamo andare a fare altre 5 maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto una maglia e vado a fare 7 maglie alte, una in ogni maglia alta, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 3 catenelle, 1, 2, 3, saltiamo una maglia alta e adesso andiamo a fare le ultime maglie alte. Catenelle, 1, 2, 3, andiamo nell'archetto di 3 catenelle, realizziamo una maglia bassa, 3 catenelle, saltiamo le 2 maglie alte, andiamo a fare le nostre 3 maglie alte, quindi salto le 2, vado alla successiva e faccio la mia prima maglia alta, maglia alta sopra la maglia alta successiva, maglia alta sopra la maglia alta successiva. E di nuovo vado a fare 3 catenelle, 1, 2, 3, quindi si saltano le ultime 2 maglie alte, si va nella terza catenella e si fa all'interno delle 3 catenelle si fa una maglia bassa. 3 catenelle, saltiamo 2 maglie, entriamo nella successiva e facciamo una maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva. E una maglia alta non chiusa dove abbiamo le 2 maglie alte chiuse insieme.
e abbiamo fatto così un'altra diminuzione. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro terzo giro, che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa, vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa, una maglia alta sopra la maglia alta non chiusa, scusate, sulla maglia alta chiusa, 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 3 catenelle, 1 e 2. Catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e vado a lavorare normalmente il nostro terzo giro. Terminerò il terzo giro e vi farò vedere poi come iniziare il quarto. Sto terminando quindi il terzo giro, ho fatto normalmente le mie maglie alte, vado nella terza catenella e vado a fare un'altra maglia alta. Quindi ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare normalmente una maglia alta sopra ogni maglia alta, una maglia alta all'interno dell'archetto. Arriveremo a fine quarto giro, vi farò vedere come terminarlo. Quindi adesso andate a fare tranquillamente le 3 catenelle, una maglia alta sopra ogni maglia alta all'interno dell'archetto e poi vi faccio vedere come terminare anche il quarto giro. Quindi sto terminando il quarto giro, ho fatto la maglia nell'archetto, vado a fare una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta non chiusa sopra la penultima maglia alta e una maglia alta non chiusa dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme. Chiudo le maglie alte insieme e abbiamo fatto così un'ulteriore diminuzione. Adesso mi giro con la lavorazione e io ho deciso di non fare più di diminuzioni, ma adesso di salire dritto. E quindi lavorerò i successivi 2 giri di maglie alte senza alcun tipo di diminuzione. Quando rinizierò il primo giro vi farò vedere un attimo quante maglie abbiamo prima di poter fare l'archetto di 3 catenelle. Quindi adesso ripeto gli ultimi i 2 giri, faccio gli ultimi 2 giri facendo una maglia alta sopra una maglia alta e poi vi faccio rivedere come fare il primo giro. Ok, ho fatto i 2 giri, quindi adesso devo riandare a fare il mio fiore. Di maglie ne ho di meno rispetto a prima, infatti ne dovremmo fare soltanto 3. Quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra la terza maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, saltiamo una maglia, andiamo in quella successiva, andiamo a fare le nostre 7 maglie alte. Continuiamo tranquillamente quindi tutto il nostro primo giro, continuiamo a fare anche il secondo e nel secondo vi farò vedere come andare a terminarlo. Quindi ho iniziato il secondo giro, lo vado a terminare, faccio una catenella, dopo aver fatto le 3 catenelle faccio una maglia bassa, 3 catenelle, salto le 2 maglie alte, entro nell'ultima e vado a fare una maglia alta. E poi adesso io mi fermo qui perché il mio scalfo sta già venendo bello grande, quindi non ho bisogno di aumentare ancora, ma chi deve aumentare gira la lavorazione e fa quindi una maglia alta, 2 maglie alte all'interno dell'archetto, una catenella e di nuovo 2 maglie alte all'interno dell'archetto e procede a lavorare così fino all'altezza desiderata. Secondo me per una taglia M dovete andare a fare soltanto altri 2 giri in più, per una taglia L dovreste semmai fare 2 motivi, perché vedete io alla fine ho fatto un motivo e mezzo, quindi direi che per una taglia neanche un motivo e mezzo, un motivo e 2 giri. Per una taglia M dovrete andare a fare sicuramente un motivo intero più gli altri 2 giri oltre a me, agli altri 3 giri rispetto a me, quindi magari per una taglia L dovete fare tutti e 2 motivi più il primo giro del terzo motivo. Vedete un po' comunque quanto vi sta venendo largo il vostro scalfo. Per me questa larghezza è più che perfetta, quindi posso andare a lavorare l'altra parte che la farò uguale, mentre dietro lavoreremo dove abbiamo iniziato con la maglia alta fino alla maglia alta successiva, quindi da archetto dove sta il marcatore fino all'altro marcatore, e lavorerò naturalmente per lo stesso numero di giri. Poi andremo a cucire e ci occuperemo delle maniche. Allora lavoreremo anche la manica con lo stesso punto, però lavoreremo in tondo, quindi cambiano leggermente i giri, l'inizio e la fine. Naturalmente andiamo nella parte inferiore dove abbiamo lavorato già le 2 maglie, una per la parte avanti, una per la parte dietro, e andiamo a realizzare la nostra prima maglia alta facendo le nostre 3 catenelle, 1 2 3. Prendo il filo, devo andare a fare altre 4 maglie alte, una la vado a fare nella maglia alta orizzontale,
una nella foro di separazione, la terza di nuovo nella maglia alta orizzontale e la quarta nel foro, per un totale quindi di 5 maglie alte. 3 catenelle, 1, 2, 3, saltiamo la maglia alta, andiamo nel foro e adesso andiamo a fare normalmente il nostro primo giro, ossia andiamo a realizzare 7 maglie alte. Quindi entro nel foro e vado a fare la prima maglia alta, vado nel foro successivo, seconda maglia alta, vado nel foro successivo, vado, scusate, la maglia alta, quindi adesso vado nel foro e vado a fare la terza maglia alta, vado nella maglia alta orizzontale, quarta maglia alta, vado nel foro, quinta maglia alta, vado nella maglia alta, sesta maglia alta, vado nel foro, settima maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo e devo andare a fare questo per tutto il giro. Vi farò vedere poi come terminarlo. Quindi adesso salto la maglia alta orizzontale, vado direttamente nel foro a iniziare a fare le mie 7 maglie alte. Sto terminando il primo giro, ho fatto le ultime 7 maglie alte, 3 catenelle, salto la maglia orizzontale e adesso devo andare a fare 2 maglie alte, vado una nel foro e una nella maglia alta orizzontale. E chiudo il primo giro andando a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Allora, io così mi trovo come gruppi di 7 maglie alte, contando anche questo iniziale che 5 abbiamo fatto e 2 abbiamo fatto alla fine, 1, 2, 3 e 4. Questa è per una taglia S, per una taglia M sicuramente dovresti andare a fare una in più e per una taglia L forse sempre uno o due in più, dipende da quanto avete fatto il vostro scalfo. Gestitevi bene come fare per gestirvi le maglie alte in modo tale da poter avere comunque di terminare con 2 maglie alte per averne 7 qui. Quindi se dovete andare a stringere da qualche parte o dovete allargare da qualche parte, potete allargare quando fate 3 catenelle invece di saltare solo una maglia orizzontale, ne saltate una maglia orizzontale, un arco e un foro, oppure se dovete aumentare, vi serve qualche altra maglia alta, potete fare 2 maglie alte nella stessa maglia di base, tanto questo è comunque il primo giro, poi la lavorazione tenderà a lavorare normalmente. Quindi possiamo andare a fare il nostro secondo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra la terza maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, andiamo nell'archetto di 3 catenelle e facciamo la nostra maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2 e 3, saltiamo 2 maglie alte e andiamo di nuovo a fare le nostre 2 maglie alte e continuiamo quindi così tranquillamente il nostro secondo giro. Una volta terminato vi farò vedere come terminare e come iniziare il terzo. Allora, sto terminando anche il mio secondo giro, ho fatto le 3 catenelle, entro nella terza catenella iniziale, vado a fare una maglia bassissima e a questo punto andiamo a fare il terzo giro. 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra le successive maglie alte, una e successiva 2. 2 maglie alte nell'archetto di 3 catenelle, 1, 2, catenella di separazione, andiamo nell'archetto successivo e andiamo a fare 2 maglie alte, 1 e 2, e poi normalmente andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta e le 2 maglie alte nell'archetto. Quindi questo continuiamo a fare normalmente come abbiamo sempre lavorato il terzo giro. Vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il quarto. Allora, stiamo finendo anche il terzo giro, ho fatto le 2 catenelle, le 2 maglie alte, quindi entro nella terza catenella e vado a fare una maglia alta. Adesso dobbiamo andare a fare i nostri 3 giri sempre di maglie alte, quindi andremo a fare tranquillamente 3 maglie alte, 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta e dove abbiamo l'archetto di 2 catenelle andiamo a fare le nostre, dove abbiamo l'archetto di una catenella andiamo a fare la nostra maglia alta. Quindi il quarto, il quinto e il sesto giro sono uguali, una maglia alta sopra ogni maglia alta e in questo caso una maglia alta nell'archetto.
Quindi il quinto e il sesto giro sono giri di maglie alte e poi si ricomincia dal primo, quindi si rivanno a fare le 5 maglie alte. Quindi questi sono i giri che dovremo sempre ripetere. Vi ricordo, questo è il quarto giro, poi farete il quinto e il sesto uguale e si ricomincerà dal primo, senza che vi faccio rivedere i giri di maglie alte che sono, come vi ho detto, uguali. Io lavorerò così per tutta la lunghezza della manica, però farò anche un polsino, quindi poi vi mostrerò come andare a fare il polsino e stringere la lavorazione in modo tale da avere la manica un po' l'effetto del pallone. Allora, ho ripetuto il motivo per 4 volte, come lunghezza ci siamo. Adesso andiamo a fare il polsino e andiamo a fare in questa maniera. Io realizzerò, ops, vado, ho chiuso il giro con la maglia bassissima, entro dove ho la maglia alta di base e vado a fare una maglia bassa. Devo fare un totale di 4 maglie basse, una già l'ho fatta, ne devo fare una sulle successive 4 maglie alte, quindi 2, 3 e 4. Adesso vado a fare 2 maglie alte chiuse insieme, quindi vado, scusatemi, 2 maglie basse chiuse insieme, quindi vado nel maglia alta successiva e faccio una maglia bassa non chiusa, vado nella maglia alta successiva e faccio un'altra maglia bassa non chiusa, prendo il filo e chiudo e faccio questo per tutto il giro, quindi 4 maglie basse. Una, due, tre e quattro. E vado a fare 2 maglie basse chiuse insieme. Quindi vado a fare la prima maglia bassa, la seconda maglia bassa e le chiudo insieme. Continuo così per tutto il giro. Terminato il giro, vi farò vedere come realizzare il secondo. Siccome mi era avanzato del filato, ho deciso di creare anche una sciarpetta da abbinarci. Mi è venuta lunga 144 cm circa e ho montato 15 catenelle lavorando il motivo. Vedete, viene questa striscia con questi fiorellini in verticale che trovo molto sfiziosa e carina. Ho utilizzato alla fine un gomitolo e mezzo, forse un po' di meno, era un gomitolo e meno di un quarto, però era per finire il gomitolo, mi era avanzato e quindi ne ho utilizzato un altro. Voi, naturalmente, se volete farla più lunga o più larga, dovete andare a prendere un gomitolo in più.